chiaro che è anche una sorta di strategia di furbizia, perché se racconto, è vero che puoi raccontare una storia drammatica anche in un ambiente familiare, no, però potresti scivolare nell'aspetto già visto, nel senso che ci sono molte storie in ambito familiare, nel cinema, nella letteratura, e anche qui in verità, perché in questo periodo storico qui gli anni di decadimento di Napoleone li hanno fatti in tutte le salse, però qui è un po' una strategia, perché le condizioni climatiche, la situazione, le tempistiche, la disfatta ti mette già in una condizione di capisci già che c'è odore di bruciato, anzi odore di neve congelata che ti sfila sotto il naso, perciò è una sorta di strategia per non dico per semplificare, perché comunque poi ci sono difficoltà nel lavoro, ma per non tessere la tela che il ragno fa perché cade l'insetto, in modo tale senza la tela il ragno non magna. Questa era una, poi appunto leggendolo, io non sono proprio l'espertissima di fumetti, anche questa cosa che hai spiegato, non è il personaggio che troviamo dentro ma è la sua coscienza, cioè sono cose che a me ha fatto venire in mente Fight Club, so che non c'entra niente, ma mi sono venuti in mente Brad Pitt e Edward Norton, che devo ancora capirlo, quindi... Sì, ma io sono un po' dura su ste robe, quindi grazie che l'hai spiegata, così ho fatto un passo avanti più veloce. Quindi cosa dire, vi ringrazio di cuore di essere stati qui con noi stasera, ringrazio il pubblico presente in sala, ringrazio chi ci sta seguendo in diretta, ringrazio tutti gli autori che hanno partecipato al festival fino adesso, tutti i moderatori, professionisti, amici, colleghi, tutte le persone che sono venute a dare il proprio contributo a questo festival, il Grand Central che ovviamente lo sostiene, lo ospita, lo promuove e lo fa con regolarità e con continuità, così come non credo si sia mai visto in un locale qui di Mestre, quindi come dire... Onore a Giovanni, a mal di gola stasera, non vuole più di tanto parlare, parlo io a nome suo ringraziandovi del sostegno che ci date. E in anteprima a questo punto vi dico già, non lo sa neanche Giovanni che è quello che... ma non importa, adesso non mi sente, non mi sta guardando. Il 22 maggio ripartiremo con l'edizione estiva, e in anteprima per voi che siete qui e per quel migliaio di persone che ci sta sicuramente seguendo da casa, vi mostro il primo libro che presenteremo, che è anche questo un libro illustrato per bambini, La bussola degli elfi, prove di coraggio per salvare la natura, di Anna Simonato. Questo libro, se lo cercate su Google, troverete milioni di recensioni, perché sta andando alla grandissima, sarà unito anche a delle attività di laboratorio per bambini, cioè sarà una serata specialissima quella che darà il via alla prossima edizione estiva, che diciamo consacra anche il terzo anno di attività del festival, sarà la settima edizione di questo festival, quindi che dire, grazie a tutti, buon disgelo, ci vediamo a tarda primavera, grazie a tutti, alla prossima.